Ci troviamo nell'atrio del comune di Marsala, un sabato particolare perché si è affrontata una tematica che riguarda lo sport e il calcio, importante per la città di Marsala perché vanta una storia più che centenaria. C'è la presenza a Marsala di un imprenditore, Ettore Minore, che ormai tutti conoscono, affinché questo possa rilevare il sodalizio del Marsala Football Club. C'è stata una riunione. Signor Sindaco, cosa ci può dire in merito? Ma l'auspicio è che finalmente il calcio possa diventare nuovamente una realtà per tutti noi. È l'auspicio dell'amministrazione, noi abbiamo fatto, abbiamo tentato con le nostre forze locali, abbiamo d'accordo con l'assessore Giacomo Tombarello, appena lui insediato, abbiamo promosso un incontro con degli imprenditori locali, purtroppo non vi erano i presupposti. Oggi sembra che siano tutte le condizioni per poter finalmente riprendere a fare calcio a Marsala. È chiaro che al di là della buona volontà, dell'interessante proposta che viene qui rappresentata dal dottor Minore, è chiaro che c'è bisogno da parte sua di acquisire il titolo. Nel momento in cui dovesse riuscire ad acquisire il titolo, io credo che possa esservi tutto il supporto da parte dell'amministrazione comunale, a partire dagli impianti, a ciò che serve per rendere credibile, ancora più credibile il progetto. Quindi noi ci siamo, c'è tutta la buona volontà, manca il presupposto del titolo. Nella ipotesi che chiaramente questo non dovesse concludersi nelle prossime ore favorevolmente, anticipo la domanda, penso che abbiamo discusso di un piano B che si possa prendere realmente in considerazione e quindi speriamo che ci possa essere l'impegno da parte di Minore di poter comunque, a prescindere dal titolo che si va ad acquisire o meno, rilanciare con l'iniziativa del calcio a Marsala. Ecco, signor Sindaco, un'ultima domanda. Esiste già una società a Marsala che si chiama Marsala Football Club che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, una società molto fragile che non ha potenzialità economiche. Pare che ci siano contatti anche con gente al di fuori della città di Marsala per un eventuale passaggio che non riguardi Minore. Ecco, l'amministrazione è vigile affinché ci sia una società forte che salvaguardi anche il nome della città, perché perdere le partite per 8-10-0 non piace a nessuno. Ecco, dico, qual è la vostra posizione per una società che non piace alla gente praticamente? Ma noi non siamo contro nessuno, noi siamo per un progetto, questo progetto ci convince e quindi siamo a fianco di questo progetto dove ci fossero le condizioni per poter andare avanti, mi pare di aver detto tutto. Sì, assolutamente, grazie. Abbiamo discusso tanto delle vicende calcistiche, il suo insediamento a Marsala è coinciso con lo stadio che si trova in una situazione, diciamo così, non certo bella. Sembra che ormai però gli sforzi suoi in prima persona, ma anche dell'amministrazione, insomma, si stiano avendo i frutti sperati e a breve lo stadio sarà aperto. Però deve essere calpestato da una squadra che rappresenti nel migliore dei modi la città di Marsala. C'è stato un incontro con l'imprenditore Ettore Minore. Intanto dobbiamo dare atto che il nostro impegno è servito ad agitare le acque, no? Perché se no non credo che saremmo qui a ragionare sul Marsala e comunque su un progetto serio di Marsala. E fatta questa premessa, il campo sportivo è pronto, è un impianto che è in grado di accogliere meno di 5.000 spettatori, perché sarà verosimilmente omologato per un numero di spettatori inferiore a 5.000. Io credo che sia ben sufficientemente dimensionato per poter svolgere un campionato di promozione, ma direi anche di eccellenza e anche di Serie D. È una capienza che va bene fino alla Serie D. Tuttavia, nella misura in cui il progetto le buone intenzioni manifestate da Minore dovessero avere un seguito, prendiamo atto della sua disponibilità a fare investimenti sul campo sportivo e quindi sviluppare un progetto che possa anche
consentire un utilizzo per altre manifestazioni. Ecco, assessore, lei ha seguito le dinamiche di questa società del Marsala Football Club ancora in maniera più attiva rispetto al primo cittadino, anche se lei naturalmente lo informava dell'evolversi delle situazioni. Ecco, il sindaco ha fatto sapere ai nostri microfoni prima in diretta che il progetto minore, sulla base di quello che si è discusso, è un progetto propositivo, un progetto che potrebbe essere di rilancio. Ma perché dall'altra parte, dalla parte societaria del Marsala Football Club, ci sono tutte queste difficoltà per questo passaggio societario, quando Onorio mesi fa aveva detto che passava la mano, che regalava questo titolo alla città di Marsala e che non era nelle condizioni di fare calcio? Ecco, non capiamo questo passaggio, sinceramente. Io devo dire che gli eventi che si sono succeduti da un paio di settimane ad oggi non siamo stati più informati di quello che stava succedendo, e prendiamo atto che comunque la società è nelle mani di queste quattro persone, di Enzo Domingo, che tuttavia comunque ha il merito di avere cambiato, avere riportato il titolo a Marsala col nome di Football Club Marsala, e che però dobbiamo dare atto che non mi pare che ci siano evidenti difficoltà a poter proseguire con questa dirigenza, perché non avrebbero, per quello che mi risulta, i mezzi per andare avanti. Quindi l'auspicio è che possano raggiungere un accordo con Minore, ovvero con altri, laddove ci dovessero essere altri, ma tuttavia tutto alla luce del sole. Attenzione. Ma deve essere sempre un progetto valido, perché se dobbiamo scendere un progetto, diciamo, di un basso profilo economico, parlo, non avrebbe senso. Uno deve scegliere sempre il meglio. Esattamente, soprattutto un progetto che dia sufficiente garanzie per il futuro, che non sia un progetto che è valido solo per una stagione o due, per poi assistere di nuovo a retrocessioni o a fallimenti. Il sindaco parlava, sulla base di quello che avete discusso, che ci potrebbe essere anche l'ipotesi di partire dalla terza categoria per poi magari provare a fare un salto in categorie superiori attraverso magari fusione o avvicinamento di altri titoli disponibili a venire a Marsala, ma intanto partire dalla terza per non creare una vacatio nel caso in cui l'ipotesi Marsala Football Club fallisse. Io spero che non si arrivi a questa soluzione. Io auspico che le parti trovino un accordo e che abbiamo un progetto di prospettiva, un progetto che duri nel tempo, però tuttavia ci dobbiamo tenere pronti eventualmente per soluzioni diverse. Assolutamente, grazie assessore, ci aggiorneremo. Abbiamo Massimo Fernandez, consigliere comunale, ha partecipato anche lui a questa riunione, diciamo, con l'imprenditore romano Ettore Minore. Ecco, dalle prime indiscrezioni che sono trapelate sembra che il progetto sia un progetto valido sulla base di quello che avete discusso. Il sindaco ha detto che dalla parte sua, dalla parte istituzionale, appoggerà questo progetto, anche se è il caso di partire dalla terza categoria qualora la dirigenza del Marsala Football Club mettesse un veto al nome di Minore, anche se non si capisce perché. Perché si è cambiato la denominazione di questa società in Marsala Football Club, l'intervento di Domingo, che si tratta pur sempre di un personaggio che ha fatto politica ma soprattutto sport calcio. Non si capisce il passaggio per cui ci siano queste difficoltà a trasferire la società ad un imprenditore che, da quello che si è discusso prima, sembra essere la persona adatta. E allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. Ti posso dire che l'incontro, secondo la mia piccola esperienza, è stato molto produttivo. Io non ho seguito bene i contatti tra Ettore Minore e la società Football Club di Marsala. Comunque, abbiamo avuto già un colloquio questa mattina. Eventualmente il progetto ripartirà anche dalla terza categoria e si farà una bella squadra, si creerà l'entusiasmo, si creerà il vero Marsala. Questa è tutta la situazione. Fino ad ora aspettiamo ora in questi giorni altre
con la speranza che possiamo ripartire da una categoria superiore anziché dalla terza. Assolutamente, grazie. Aspettiamo Minore, che è qui vicino a noi. Abbiamo dato prima spazio alle istituzioni perché dalle parole del sindaco, dall'assessore, tutto volevamo capire se quanto l'imprenditore Ettore Minore ha discusso in questa oretta e mezzo davanti un tavolo comune fossero delle parole soddisfacenti e da queste parole se si può partire con un progetto. Il sindaco, l'assessore e anche il consigliere Fernandez sono apparsi piuttosto entusiasmati dal progetto Minore sulla base di quello che si è detto, perché poi si deve passare alla fase operativa. Per passare alla fase operativa c'è bisogno che dall'altra parte ci sia un'apertura. Ecco, c'è stato questo cambio di denominazione sociale in Marsala Football Club. È vero che Ettore Minore voleva partire dalla Serie D e non fu possibile. È vero che Ettore Minore in un primo momento voleva partire dall'eccellenza, che era il campionato più alto, diciamo così, regionale, e così non è stato. Però è pur vero che nelle ultime settimane Ettore Minore, anche ai nostri microfoni, affezionato al territorio trapanese, anche perché ha degli interessi lavorativi e questo non lo ha mai nascosto, è disponibile a partire dalla promozione con questa società. Ma che cosa è successo? Perché c'è stata questa chiusura dall'altra parte? E soprattutto cosa vi siete detti con il sindaco? Allora, prima di tutto l'incontro di oggi è stato veramente positivo, forse uno dei più positivi degli ultimi periodi dal punto di vista calcistico. E, diciamo che col sindaco abbiamo parlato sia di quello che è la trattativa attuale, che si è interrotta perché ci sono delle situazioni poco chiare dalla controparte, ma soprattutto abbiamo parlato di un progetto a lungo termine per quanto riguarda il calcio a Marsala. Quindi mi hanno convinto ancora di più a investire in questo progetto, e al di là di quella che sarà la categoria. Quindi noi siamo sempre aperti a questa trattativa, siamo sempre aperti a finire positivamente la trattativa che è in corso, se ancora è in corso, ma a prescindere, se non dovesse andare avanti la trattativa attuale, si creerà una società da una categoria anche inferiore, ma che sia utile a riportare la città di Marsala nel professionismo nel più breve tempo possibile. Quindi sinceramente, da un imprenditore che viene da lontano, aver tesa la mano in questo modo come sta facendo lei, penso che sia una cosa che non è mai accaduta, diciamo così, nel mondo del calcio, cioè partire addirittura da una categoria ancora più bassa, dalla promozione, quando sappiamo benissimo che fare calcio è anche impresa, soprattutto per un imprenditore. Quindi penso che anche i tifosi che sono qui non possono far altro, e quanti ci stanno ascoltando, apprezzare le sue parole. Guardi, il progetto prevede anche un progetto imprenditoriale al lato, perché questo è essenziale. Dire che uno viene a Marsala perché è innamorato della città, sì, che sia super tifoso della squadra magari è un grande bugiardo. Un imprenditore serio dice: vengo a Marsala per investire, per avere naturalmente un return on investment utile per le mie imprese, ma soprattutto viene per creare qualcosa di organizzato e che sia di lunga durata. Quindi l'incontro di oggi è stato propedeutico a qualcosa di forte per il futuro, sia dal punto di vista imprenditoriale sia dal punto di vista di azienda calcistica. Quindi non è, è normale che se partiamo da una categoria superiore tutto si facilita. Devo dire, partire dalla terza categoria naturalmente è una categoria, certo, molto bassa, quindi per non creare una vacazione, nel senso, e poi vedere di gettare di base per l'altro anno. Guardi, io credo che partire dalla terza categoria significa dare ai tifosi comunque un segnale positivo. Questo era il messaggio. Poi che è normale, è normale che a fine campionato uno tira le fila e trovare comunque la soluzione per andare in una categoria superiore si trova. Quindi in questo momento il calcio, soprattutto nel meridione, soprattutto in Sicilia, sta attraversando notevoli difficoltà. Lo vediamo tutti, ultimamente il Giarre non è stato iscritto, ci sono situazioni poco stabili in tutte le categorie. Quindi diciamo, a fine anno, dopo aver fatto un campionato dove comunque i colori del Marsala sono ritornati in campo, a fine anno si possono tirare le fila e magari progettare un'eventuale fusione che possa permettere una categoria superiore. Quindi diciamo che le soluzioni ci stanno. Intanto però l'importante
l'importante è naturalmente è stato questo incontro, perché avere l'appoggio anche dell'amministrazione comunale e avere naturalmente una stessa visione di progettualità, questo aiuta molto. Assolutamente, se c'è qualche tifoso che vuole fare qualche domanda, naturalmente c'è Minore qui pronto a rispondere. Emanuele Scavuzzo, se naturalmente hai qualche curiosità, tu che hai seguito diciamo attentamente le dinamiche societarie, diciamo così, di questo eventuale trapasso, e vuoi spendere qualche parola in merito a questa situazione. Ciao Nicola, buongiorno a tutti. No, più che domande ho una considerazione, una riflessione da fare. Io spero che tutto si risolva per il meglio e che entro le prossime ore si possa acquisire questo titolo di promozione e si possa fare un campionato competitivo per ripartire e per riportare piano piano il Marsala dove merita di stare. Finalmente abbiamo un progetto serio. La cosa positiva comunque, anche da ciò che ha detto il sindaco, che c'è un piano B. Quindi questo magari può essere un piano non di ripiego, ma che ci vorrà più tempo per risalire, però dà fiducia ai tifosi, che veramente c'è tanta delusione negli ultimi anni, e soprattutto le dinamiche di adesso non stanno facendo altro che allontanare la gente per la depressione calcistica, tra virgolette. La gente è scontenta dell'attuale gestione, è scontenta della gestione degli ultimi anni. Il piano B sarebbe ripartire dal basso. E il dottor Minore è qui, ci ha messo la faccia, siamo pronti, il dottore è pronto, l'amministrazione è ben consapevole dei suoi piani, speriamo insomma che si possa attuare il piano A e casomai saremo prontissimi anche a ripartire dal basso. Perfetto. Grazie. Termina qui la nostra diretta, naturalmente potrete seguirci sempre attraverso la nostra pagina Facebook, ma anche sul nostro portale di informazione canale2.com, anche oggi presenti in prima linea per offrirvi un servizio, soprattutto ai tanti tifosi che per motivi di lavoro non sono presenti qui, e comunque oggi potrebbe veramente essere una giornata importante per le sorti del calcio marsalese, a prescindere dalla categoria, perché come si è sempre detto, la categoria conta fino a un certo punto, perché ciò che conta è un progetto serio. Staremo a vedere. Buongiorno a tutti e sempre Forza Marsala. Canale 2, pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da DNG Fish, nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46. DNG Fish di Renzo Catarinicchia, le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza, in due pescherie accoglienti e assortite. Se provi una volta, non cambi più. DNG Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. Riscopri i sapori di una volta con Panificio Genna, che dal 1986 delizia ogni giorno il tuo palato con pane fresco e fragrante cotto in forno a legna. Tante varietà di pane, panini, prodotti con farine pregiate 100% italiane, attentamente selezionate e lavorate. Un vasto assortimento di prodotti per la colazione, sia dolce che salata. Gli spuntini con panini e pizze, i pranzi veloci da asporto, ma anche nei nostri locali, biscotteria, gastronomia. Panificio Genna, un mondo di cose buone. In Piazza Caprera 43 e in Contrada Scacciaiazzo 59 a Marsala. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta di Alabiso Enza e in Contrada Casabianca 95 a Marsala. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in Contrada Fontana di Leo 66.
Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Da Alessandro Mercatone l'usato viene valorizzato e rivenduto. Trovi cucine, elettrodomestici, camere da letto, camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. A Marsala, in via Salemi 616. Alessandro Mercatone, affare fatto. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Solletico di Corona Rosalinda, da noi trovi giocattoli, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento per battesimo, profumeria, corredini. Vieni ad acquistare da noi i tuoi regali, troverai nel reparto giocattoli sconti fino al 50%. Acquistando i tuoi regali, Babbo Natale, durante il periodo natalizio, te li consegnerà gratuitamente a casa tua. Grande novità, da quest'anno abbigliamento Bimbo Brooms. Ci trovi in Contrada Strasatti 272, via Nazionale. www.canale2.com. Raccontare 5 anni di attività non è mai semplice, soprattutto in pochi minuti. E allora facciamo parlare i numeri. In 5 anni abbiamo speso 1.181.000.000 di euro per le imprese siciliane. Per 5 anni consecutivi siamo stati il primo centro di costo. Abbiamo sostenuto con 200.000.000 di euro la creazione di 780 nuove imprese. Abbiamo sostenuto con 133.000.000 di euro la crescita di 315 imprese. Abbiamo sostenuto con 289.000.000 di euro 946 imprese che si sono qualificate facendo innovazione e ricerca. Abbiamo sostenuto 2.400 imprese con 45.000.000 di euro, permettendo a loro di farsi conoscere nel mondo e di vendere i loro prodotti. Abbiamo sostenuto assieme al Ministero dello Sviluppo Economico con 354.000.000 di euro le imprese che facevano agri-food, scienza della vita e fabbrica intelligente. Abbiamo sostenuto con 170.000.000 di euro tutte le imprese colpite dal Covid. E poi ancora abbiamo fatto la riforma dell'IRSAP, abbiamo fatto la riforma delle ASI, abbiamo portato le ZES, abbiamo creato i presupposti per trasformare le aree industriali in volano di investimento per la Sicilia. Abbiamo finanziato distretti produttivi per permettere agli imprenditori di essere artefici della loro strategia. Abbiamo fatto pure il ponte, perché quando è caduto il ponte tra Alcamo e Castellammare, in 4 mesi siamo riusciti a ricostruirlo, insomma, quasi un record cinese, direi così. Bene, però in questo momento vi devo parlare con chiarezza. Come mai forse ho fatto? Io sono stato dell'UDC e ora il simbolo dell'UDC è scomparso dalla scheda elettorale. E capisco che questa scelta disorienta tanti, addirittura forse delude qualcuno. Ma in un momento difficilissimo, dinanzi ad una scelta infinitamente difficile, non mi sono fatto mancare il coraggio di difendere la provincia di Trapani, di difendere il mio territorio. Non si poteva perdere il filo del ragionamento che aveva portato ai risultati che ho detto prima. Questa scelta difficile e impegnativa deve fare riflettere. Io voglio difendere la provincia di Trapani. Sono contro le candidature calate dall'alto e lo voglio fare a Parlamento nazionale e a Parlamento regionale. Ecco perché vi chiedo di votare Prima d'Italia. Votate alle elezioni regionali Prima d'Italia, votate la persona, scrivete Mimmo Turano. E
Eccomi, sono Linda Licari, candidata nella lista del Partito Democratico per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Nella vita faccio l'insegnante di sostegno nelle scuole superiori. Fin da ragazzina mi sono formata nel mondo del volontariato. Ho fatto l'animatrice accogliendo bambini in difficoltà. Ho iniziato a fare politica attiva nella mia città, Marsala, portando avanti le idee in cui credo, sempre dalla parte dei più deboli, di chi non ha voce, dei soggetti più fragili, delle donne. Sono stata consigliere di maggioranza per 5 anni e sono stata presidente della Commissione Politiche Sociali. All'interno del Consiglio Comunale mi sono battuta moltissimo per difendere i diritti, l'ambiente, la trasparenza nella gestione della città. Sono stata promotrice di diverse iniziative che vanno avanti ancora oggi. Dietro di me non ci sono padrini politici, ma soltanto la gente comune. Ci siete tutti voi che volete portare una persona libera, impegnata, competente e tenace a lavorare per tutti nell'Assemblea regionale siciliana, dove vorrei battermi per continuare a difendere i diritti dei più fragili, i diritti di chi è stato trascurato dalla politica locale, come gli agricoltori, le piccole imprese e gli operai che vi lavorano. Per i diritti di chi subisce un ambiente oltraggiato dall'incuria, di chi non sopporta più la mancanza di trasparenza nella gestione della cosa comune, partendo dalla sanità fino ad arrivare alla gestione dei rifiuti. Sono la persona che ti rappresenta, che c'è stata, che c'è e che ci sarà. Il 25 settembre, vota PD, scrivi Linda Licari nella scheda verde. Giuseppe Bianco è un mazzarese puro sangue. Giuseppe Bianco è un medico. Giuseppe Bianco è un medico che si è laureato a Palermo e ha fatto poi la scuola di specializzazione a Roma e si è specializzato in cardiochirurgia. Per tanti anni ha svolto la sua attività professionale, ahimè, purtroppo fuori dalla Sicilia, tra Roma e Alessandria, e successivamente nel 2003 è rientrato, quindi ha fatto il percorso inverso, cioè dal nord al sud e non quindi una emigrazione verso il nord, per anche qui portare una buona attività cardiochirurgica che ho iniziato a svolgere presso il Policlinico Universitario di Palermo. Giuseppe Bianco è sposato, ha 3 figlie. E Giuseppe Bianco è molto legato alla sua terra ed è per questo motivo che svolge la sua attività professionale e la sua attività politica nel nostro territorio. La Sicilia, tra le isole più belle al mondo, terra di santi, poeti e navigatori, e la nostra provincia di Trapani, territorio d'amore che custodisce un patrimonio inestimabile di arte, tradizioni e sapori, abitata da gente straordinaria che ha tanto bisogno di essere ascoltata, valorizzata e resa protagonista della nostra storia. Possiamo riuscirci con l'impegno di ognuno di noi e scegliendo chi dovrà rappresentarci. Per questo il 25 settembre per l'elezione regionale nella scheda verde scrivi Vito Gancitano, sempre dalla stessa parte, la vostra.